Prepariamo insieme la pasta frolla all'olio, la ricetta perfetta per gli intolleranti al lattosio e per tutti quelli a cui non piace il burro. Uova in ciotola. Aggiungiamo un pizzico di sale e mescoliamo. Uniamo anche lo zucchero e mescoliamo bene il tutto fino a quando non sarà del tutto assorbito. A questo punto aggiungiamo l'olio extravergine di oliva. Potete utilizzare naturalmente l'olio che preferite, anche quello di semi di girasole. Aggiungete l'olio sempre poco alla volta. Questo è un passaggio fondamentale per la buona riuscita della pasta frolla. In questo modo otterrete una pasta frolla friabile e non unta, soprattutto perché stiamo utilizzando dell'olio extravergine di oliva. Quindi aggiungete olio e mescolate fino a quando non sarà stato del tutto assorbito. Dovrete ottenere un composto denso e cremoso come quello che vedete nel video. Aggiungete quindi la farina, un cucchiaio alla volta, continuando a mescolare. In questo caso io ho utilizzato farina di tipo 00 o 0. Potete utilizzare tranquillamente anche la farina integrale o la farina di tipo 1 e 2. Aggiungete anche il lievito per dolci. A questo punto il composto si presenta cremoso e non ancora denso. Continuate a mescolare con il mestolo di legno fino a quando sarà possibile. Aggiungete altra farina. La scorza di limone. Mescolate. E quando il composto risulterà più consistente, lasciate il cucchiaio o il mestolo in legno e impastate con le mani. Aggiungete quindi adesso tutta la farina. Impastate per bene il tutto. Infarinate il piano di lavoro e trasferite il composto ottenuto sul piano di lavoro. In questo momento risulta ancora appiccicoso e morbido, quindi lavoratelo energicamente fino ad ottenere un composto sodo, omogeneo e non appiccicoso. La pasta frolla all'olio non necessita del riposo in frigorifero e può essere stesa e farcita subito. Quindi lavorate bene il composto ed eccola qui, è quasi pronta per essere utilizzata. Potete preparare crostate, rotoli, crostatine e biscotti. Facile e veloce da realizzare, la pasta frolla all'olio è pronta. Grazie per aver seguito anche questa video ricetta, alla prossima, ciao!